Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono come sempre Pasquale, questo è il Risparmio, il mio progetto per la ricerca della mia indipendenza finanziaria. Oggi voglio andare a parlare di un'azienda di cui ho già parlato in precedenza, ma in un articolo del mio blog www.risparmioinvesto.com e che tra l'altro vi lascio in descrizione, è questo qui il link. Parliamo di Union Pacific Corporation, un'azienda quotata in borsa nel mercato americano e ovviamente un'azienda che si occupa di qualcosa che è totalmente diverso da quello di cui solitamente sente parlare, o comunque di quello su cui molte persone puntano, per cui le aziende eccessivamente growth, magari tecnologiche. Questo è un business vecchio come il mondo, azienda tra l'altro che deriva da una costola di un'azienda nata nel 1860. Oggi andiamo a capire per quale motivo lo inserite in portafoglio, quali sono i fondamentali, per quanto la vorrei tenere, se fosse possibile, per sempre, da un piccolo dividendo, ma sono tutte cose che andiamo a vedere a breve. Tra l'altro, per semplificare un po' le cose oggi, perché magari molte volte il discorso è un po' meno fluido e vorrei cercare di farlo come se fosse un unico discorso senza tagli, andiamo direttamente al computer con la mia facciona in un angolo da qualche parte. Poi mi sono aperto un po' di pagine di Wikipedia, anche quella inglese, e ho fatto l'autotraduci, così è più semplice anche da capire per chi mi segue. Andiamo un po' a vedere tutto il discorso riguardo a Union Pacific Corporation. Prima di tutto, Union Pacific Corporation è questa azienda qui, che è una holding ferroviaria quotata appunto nel mercato statunitense, nata appunto negli anni nell'Ottocento, ma poi si è costituita fondamentalmente per quella che è adesso nel 1969 e ha una sede appunto vicino all'oracolo di Omaha, appunto in Omaha, in Nebraska. La società si è trasferita lì dopo parecchi movimenti, perché prima era New York, poi si è trasferita a Dallas e infine lì dove c'è la sede principale. L'attuale amministratore delegato è Lance Fritz. A parte alcune, diciamo, altre aziende che sono durate pochissimo, che sono queste qui, sono state delle aziende, diciamo, che sono nate e poi sono state o dismesse o comunque inglobate nell'azienda principale. Si può dire che sostanzialmente le aziende che fanno parte appunto di questo core business sono poche, sono in realtà due. La prima è la Union Pacific Railroad, che si occupa appunto dei trasporti ed è la seconda compagnia più grande degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il trasporto di merci ferroviarie, e poi ha la Alton and Southern Railway, che si occupa di commutazione ferroviaria, per cui appunto di tutta quella parte di scambio delle motrici con le varie carrozze che vengono scambiate nei vari depositi che sono appunto un po' sparsi nel regno, no, negli Stati Uniti d'America, in vari stati, appunto, core per quanto riguarda il business di questa azienda. Perché l'azienda non si occupa di tutto gli Stati Uniti d'America, ma è in netta concorrenza con la BNSF, che poi è quella non quotata in borsa, ma di proprietà della Berkshire Hathaway. Di fatto, anche se le aziende fondamentali di questo tipo di trasporto negli Stati Uniti sono sette, si può quasi totalmente dire che UNP e BNSF operano quasi in un duopolio e sono appunto due delle sette aziende principali che fanno parte della Railroad Class 1, cioè di quelle aziende che fatturano più di un certo fatturato e sono circa più di 250 milioni di dollari di fatturato anno, per cui si tratta di aziende molto grosse. Qui sul sito dell'Investor Relations si trova anche l'ultimo analisi che è stata fatta per quanto riguarda il terzo quarto di quest'anno, il 2020, in cui c'è stato un calo del 6% dei trasporti, però dall'inizio dell'anno invece era andato un po' meglio, questo perché ovviamente durante quel periodo pandemico i trasporti delle merci, soprattutto per quanto riguardava le vendite di generi alimentari o comunque di tutte quelle vendite che erano connesse al fatto che la gente stesse in casa, erano aumentate. Comunque, per quanto riguarda anche l'efficienza e la produttività del personale, c'è un leggero aumento. La produttività delle locomotive, per cui quello che è il trasporto, l'ottimizzazione delle locomotive, è un aumento. E si tratta di un business, secondo me, che va tenuto in considerazione, non fosse altro perché è uno di quei business completamente e sempre necessari. Per cui si tratta di trasportare merci in intermodale. Per chi non conoscesse la parola, io sono da 20 anni nel mondo dei trasporti internazionali. L'intermodale sono quei trasporti fatti con diverse tipologie di trasporti che si susseguono. Ad esempio,
se abbiamo un container che viene trasportato via camion fino a un hub, ad esempio un interporto, che poi viene caricato su un treno, che viene poi mandato su una nave per essere poi ricaricato magari in un altro interporto, in un altro stato, e poi trasportato nell'ultimo stadio via camion, questo è un trasporto intermodale perché ha più di una modalità di trasporto nell'arco del viaggio completo, quando invece altre tipologie di trasporto come quello terrestre sono predominanti solo su un trasporto appunto via gomma, quelle via nave sono quelle appunto che viaggiano solo attraverso via nave e così via. Quindi l'azienda si occupa sia di trasporto ferroviario puro che di trasporto intermodale. Dico duopolio perché, come si può vedere anche dalla schermata qui di Wikipedia, in pratica si occupano di gestire 23 stati degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America ne hanno 50, per cui quasi la metà. Gli altri 27 sono invece quasi sotto gestione completa della BNSF. Si occupa appunto di trasporti prevalentemente commerciali, il 99% credo che sia commerciale, l'1% sono spot, sono trasporti di appunto passeggeri, ed è la più grande ferrovia nazionale di per trasporto merci per volume trasportato, per cui è un'azienda enorme. Hanno appunto, come dicevo prima, un duopolio sulle linee ferroviarie transcontinentali degli Stati Uniti occidentali, che includono anche i passaggi di merce dagli Stati Uniti al Canada, cosa che la rende un po' unica rispetto alla BNSF, che è molto più limitata da questo punto di vista. Per quanto riguarda i dati aziendali aggiornati al 2019, circa 32.200 miglia di ferrovia sono quelli gestiti, 37.000 dipendenti, anche se adesso credo che siamo intorno ai 42.000 aggiornati, un capital spending di 3.2 miliardi di dollari annui. È un capital spending totale, cioè l'azienda ha fatto degli investimenti totali di 35 miliardi, possiede 7.700 locomotive e 10.000 diversi clienti sparsi per quei 23 stati degli Stati Uniti d'America, per cui si tratta di un'azienda, come si può capire, enorme. Andiamo a vedere un attimino l'analisi su SimpliVostreet. Perché ho scelto questa azienda? Beh, prima di tutto perché è un settore che è di mia competenza. Io lavoro nell'ambito dei trasporti internazionali, intermodali, via terra, via mare e via air freight, per cui conosco bene come si muove il sistema. Secondo me è un'azienda che è stabile, non ha prospettive di crescita enormi, ma comunque ha il suo business di riferimento che è difficile che venga scardinato, a meno che ovviamente la gestione da parte del board vada a definirsi fallimentare. Però per quello che mi riguarda, per quello che ho visto, l'azienda sembra essere gestita abbastanza bene, soprattutto con quel piano di investimento di 10 anni che ho fatto vedere prima, di 35 milioni di dollari per l'implementazione e il miglioramento della linea ferroviaria, della gestione informatica dei sistemi e per la gestione anche dei sistemi di interscambio. Andiamo a vedere un attimino quello che è l'evoluzione del prezzo nell'arco totale della... Questi sono gli ultimi 5 anni, ma se andiamo a vedere il totale di quello che è l'evoluzione del prezzo dell'azienda, dalla quotazione negli anni 90 è stato un continuo crescendo con delle piccole battute d'arresto durante il processo di crescita. Se andiamo a vedere l'ultimo anno, ovviamente il titolo cresce pianissimo e ha avuto questo bruttissimo tracciamento a causa della problematica pandemica, però comunque ha continuato a crescere in maniera stabile, non eccessiva come quello può essere stato per le aziende tecnologiche. La valutazione è leggermente sopravvalutata, però io sul mio portafoglio di Trading 212 sto facendo un piano di accumulo su tutte le aziende in cui sto investendo, tra cui questa, e per cui non mi preoccupa tanto questo fattore. Nel tempo andrò a mediare il prezzo. Se ogni mese metto un tot di soldi, prima o poi avrò un prezzo medio piuttosto conveniente per quanto mi riguarda. Un PE di 24, ma adesso andiamo a vedere anche un po' tutto il resto, che è comparato all'industria di riferimento, che è un 27, più o meno quasi in linea, sì, è leggermente più alto, ma più o meno in linea con quello che è il PE di riferimento totale dell'azienda. Se andiamo a vedere la valutazione per quanto riguarda le crescite future, gli earnings sono previsti crescere dell'8% annuo circa, ma anche il revenue è previsto crescere. Come si vede, sia gli earnings che il fatturato vanno a tendere di crescere in maniera, diciamo, quasi mirroring, non mi vengono più i termini in italiano, quasi riflessa, come se fossero due crescite che vanno in simbiosi, ecco. E l'azienda ha un leggero cash flow, è un leggero cash flow from operation, per cui comunque è un'azienda che, per quanto abbia un'enorme mole di debiti, che adesso andiamo a vedere, proprio per la tipologia di investimenti che ha fatto, ma anche per la tipologia di business dove
la parte diciamo dell'operatività è legata alla proprietà di locomotive, per cui anche alla loro manutenzione, al fatto che ci debba essere del personale che manutenga questi elementi e soprattutto che vengono acquistati dei pezzi di ricambio, è comunque qualcosa da tenere in considerazione quando si guarda questa tipologia di business. Ovviamente abbiamo anche delle buone performance passate, come dicevo prima, il terzo quarto non è andato benissimo, però se si va a guardare quello che è un po' quello che si è andato, come si è andato ad evolvere l'azienda, diciamo, è andata bene. E come detto prima, l'ultimo quarto ha influito molto sia sugli earnings che sul fatturato, e infatti è andato a creare questo picco negativo per quanto riguarda il fatturato, mentre gli earnings sono cresciuti comunque. Come parlavo prima della finanza, come si può vedere gli asset comunque ci sono, coprono le liabilities completamente, però l'azienda ha anche una piccola quantità di cash, che sono circa in questo momento 1 miliardo e 2 di dollari. Però se si fa guardare appunto tutto quello che è il debito in questo momento, quasi 27, quanti, quasi 28 miliardi di dollari sono di debito e altri 18 miliardi di altre liabilities. Comunque abbiamo 2 miliardi e 8 al momento di cash e short term investment, 3 miliardi e 4 di long term e other asset, poi abbiamo anche degli account receivable di 1 miliardo e 4 e poi degli asset fisici, per cui tutto quello che è la loro proprietà, locomotive, stazioni di scambio e tutto quello che è relativo al business, la parte fisica, quasi 55, beh, un poco più di 55 miliardi di dollari. Per cui possiamo comunque capire che se l'azienda dovesse malauguratamente fallire, tutti gli asset fisici andrebbero a coprire tranquillamente quelli che sono i debiti dell'azienda. L'azienda ha anche un piccolo dividendo dell'1,94%, che è leggermente più alto del mercato di riferimento, ma comunque di poco, mentre ovviamente del top del mercato, 4,7%, ma lì ovviamente si parla di altre tipologie di aziende, è leggermente più alto. Per andiamo a vedere un attimino invece quello che è la sostenibilità del dividendo. Prima di tutto, come possiamo vedere, il dividendo in termini di dividend per share è sempre aumentato nel tempo, è passato dal 2010, che era 54 centesimi di dollari, fino a una prospettiva di averlo a 5,35 dollari, con un dividendo yield del 2,7%. Per cui dopo questa emergenza pandemica si presume che il dividend yield e il dividendo in termini monetari appunto andrà a salire in maniera costante e anche qui in maniera armonizzata fra i due dati. Il payout è molto molto sostenibile, un 48% in questo momento, si presume che scenda al 45%. Tra l'altro, nell'ultima conferenza, questa qui che ho fatto vedere prima, l'azienda ha confermato che è andata a mantenere il dividendo pur avendo delle performance che sono state di mercato leggermente inferiori, un meno 6% nell'ultimo quarto, proprio perché l'azienda con questo payout ratio presume e crede che possa mantenerlo in maniera sostenibile senza nessun problema. Come dicevo prima, il management ha come CEO Lance Fritz, che guadagna 15 milioni di dollari, beato lui, peccato che non conosco la figlia, e sta in carica da quasi 6 anni. E diciamo, la sua compensation è più o meno in linea con quello che è il mercato, però leggermente più alto. Il mercato medio paga questa tipologia di amministratore delegato sugli 11 milioni di dollari, lui ne guadagna 4 in più, però penso che a questo livello, pur se tanti soldi, 4 milioni di dollari non siano così, diciamo, eccessivi. Però, come qui ci ricorda Simpi, il suo compenso è stato in linea con l'aumento degli earnings da parte dell'azienda. Il leadership team ha un'anzianità di servizio di circa 2 anni, e invece il board member 4 anni e 7. Non ci sono stati particolari movimenti per quanto riguarda l'inside trading, a parte negli ultimi 6 o 9 mesi, quando c'è stato appunto quel calo pandemico, proprio gli insider trading hanno cominciato a comprare parecchie share, molto probabilmente perché credono nell'azienda e per cui hanno visto il calo dovuto a un fattore esterno che non era quello di una cattiva performance della ONP, e hanno comprato 3.206 share. E l'ha comprato un signor Vincenzo Vena, che magari starà qui, vediamo se lo troviamo qui da qualche parte. Vincenzo, ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Ecco, infatti Vincenzo Vena, quindi sarà questo qui, è il Chief Operation Officer.
per cui è il responsabile dell'operatività dell'azienda. Ottimo da sapere, per cui è un top manager dell'azienda e ha investito comprando. Se andiamo a vedere altre informazioni, le istituzioni detengono l'80%, i governi o comunque la parte istituzionale pochissimo, e il 19%, 19,1%, cioè noi, è dello general public. Se andiamo a vedere i top shareholder, abbiamo i più grandi fondi che detengono la maggior parte delle azioni: il Vanguard ha l'8,53%, la BlackRock è 7,23%, poi abbiamo la T. Rowe Price 1,63%. Io vado a nominare solo i più conosciuti, però ovviamente ci sono anche altri grossi fondi che detengono le azioni di questa azienda. Come dicevo prima, durante questa parte pandemica, con l'implementazione di nuovi sistemi per la gestione ferroviaria degli scambi e anche per le nuove implementazioni, il numero di dipendenti è andato a calare, ma questo non è derivante da una crisi aziendale, ma semplicemente dal fatto che l'azienda ha puntato molto sulla informatizzazione, sulle nuove tecnologie, per cui ha, diciamo, ridotto il numero di dipendenti, che comunque è stata accelerata dalla crisi pandemica. Infatti, anche al picco, diciamo, del 2019, quando le aziende e tutto il mercato era in forte crescita, l'azienda ha continuato a ridurre i propri dipendenti. Bene, come dice il sito di Union Pacific, la vision dell'azienda è costruire l'America per tutte le generazioni, connettendo la nostra nazione, per cui gli Stati Uniti d'America, e i business e le aziende della nostra nazione e le nostre comunità, le une con le altre e anche con tutto il mondo. Io credo molto e fortemente in questa azienda, infatti sto formando il mio portafoglio di trading 212 e voglio che questa azienda vada poi ad avere una cospicua parte del portafoglio. Ovviamente ne ho 22 nel portafoglio, non posso fare, diciamo, che questa abbia il 20 o il 30%, però comunque sarà leggermente più alta rispetto ad altre aziende, perché nel portafoglio di trading 212 sto puntando più ad aziende di quelle, diciamo, più stabili, con dei business molto maturi, fra cui appunto Union Pacific Corporation. Bene, spero che questa analisi sia stata di tuo gradimento. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un pollice in su per farmi capire, a me soprattutto, che questa tipologia di azienda e questa tipologia di video ti è piaciuto, o anche per far capire all'algoritmo di YouTube che io ci sono qui e che sventaglio le mie mani da una parte e dall'altra. Inoltre, se sei nuovo sul canale, ti chiedo la cortesia di iscriverti cliccando appunto sul tastino iscriviti e cliccando sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Se poi vuoi altre informazioni rispetto a questa azienda o vuoi aprire una discussione rispetto a questo business, ti prego ovviamente di lasciarmi le tue impressioni e i tuoi commenti nella sezione qui sotto apposta. Bene, anche per oggi è tutto e ti lascio andare. E mi è rimasta una cosa sola da dirti. Boh. Ciao. Ciao ciao.